ci troviamo con la signora Anna Modugno per il Festival del Viaggiatore. Lei, signora, è stata a lungo compagna e amica di Freya Stark. Qual è il senso del viaggio per Freya? Intanto conoscere usi e costumi di altra gente, ma soprattutto l'anima. Perché lei, prima di intraprendere un viaggio, studiava, imparava la lingua, si immedesimava nei luoghi dove doveva visitare, che visitava. Quindi per lei era conoscere l'uomo. E il suo legame con Asolo come lo descriverebbe? Beh, era un affetto fin dall'infanzia, perché la Villa Freya apparteneva a Herbert Young, era un amico di famiglia, scrittore, no, pittore, scultore, fotografo, e poi qui si era instaurato una piccola colonia inglese e i genitori viaggiavano, portavano le piccole qui ad Asolo, arrivavano a Cornuda col calesse, col cavallo, con due ceste, le mettevano le due bambine, una da una parte e una dall'altra. È stato sempre un affetto, c'è stato sempre un affetto per Freya di Asolo, sempre. Qui ha vissuto per quanti anni? Dunque, lei ha vissuto fino al 45, poi qui c'era la mamma, Flora Stark, durante la guerra Mussolini hanno creduto che fosse una spia Freya Stark, lì era lontano, e hanno mandato in carcere ad Ancona, hanno confinato la mamma Herbert Young per un periodo, e hanno confiscato la casa, poi si è risolto il problema e lei è ritornata, però Asolo era sempre un punto, un rifugio per lei. Poi l'hanno consigliata male, l'ha venduta la villa. E quando ha smantellato tutto, c'era una lettera di Herbert Young che diceva che quella casa non doveva essere venduta, ma era stata già fatta, già venduta. E quindi si è costruita a San Zenone la Montoria. E lì lei continuava i viaggi, però Asolo è sempre stato per lei un fascino. Ha venduto lì e siamo venuti ad abitare proprio qui accanto, in affitto. Grazie signora. Ecco.